Ciao amici, come stiamo? Come sapete, da qualche mese sono qui a Big Rock, che è una scuola di cinema americano dove insegnano a fare produzioni di videogiochi, CGI, concept art, tante altre cose. E mi hanno detto che questo sabato ci sarà una giornata aperta al pubblico e vi lascio il link per iscrivervi, basta mettere qualche dato, è tutto gratuito e magari vi farò una visita guidata. Per chi non fosse in zona o semplicemente non è interessato, buon proseguo di video. Lasciate un like! First contestant, please. 시즌이 끝나서 여러 가지 외부 일정들도 막. Next! Mi sono allenato, ho preso lezioni. Viva il gaming. Guarda qua, parte subito. E quella camisola esplode. Come un palloncino del grab, buona la parte alla Rennis. Double kill. Attenzione però, perché arriva spawn con il follow up, può essere buono, vediamo se troviamo un'altra kill. Spawn? Dovrebbe essere la triple kill, la ultima è buona, è su, Fazzone, e arriva la triple kill con l'ultimo. Mamma mia! Spawn, nei paraggi, vuole ancora le kill, si butta in mezzo sulla Pau, ma c'è Karens che può guadagnare tempo, non si capisce, Spawn trova un'altra kill, e nel frattempo è un ace! You're hired. Allora, mi sa che a breve potremo andare in draft con... quello che sarà l'ultimo game che vedremo oggi alla BCS, ma non per importanza. Sparapau vs Steam Fazzone, vediamo un po' chi sarà la favorita fra le due. Viego abbiamo visto contro Balotelli, quindi come ha invaso tutta... sì, è forte con Viego. Forte con Viego, sì. Spara, beh, non è solo Viego, ma poi lui no, no, è no. Un giocatore di feed e stick, non l'ha tirato fuori, sì, ma secondo me... Kindred, Fiddle, gioca un sacco quando di roba interessante. Quando tira fuori quella roba là. Ragazzi, Sciacco. E Karim Van. Gioca tutta roba tossici, spara power. E poi tu lo guardi in faccia e non è così. Sì, non è tossico, no, però no. Sono campioni proprio da persone tossiche quelli là. Cioè, Sciacco e... L9. Se gioca di carry, gioca Draven e Twitch. Tanto okay, arriva subito questo problema che viene protetto... MF, che è evidentemente un pick che non vuole vedere Blitzcrank con Nautilus. Oh, ok. Sante. Mi fa emozionare. È il diavolo? Non è andato diablo. Benissimo il game di... Allora, Vincenzo oggi non ha brillato, dobbiamo dire le cose come stanno. Ancora non ci ha fatto vedere il meglio che riesce a fare. Sì, ma non è andato neanche male, dopo tutto. No, contro Rico non era andato male il suo Xante. Però poi dico... Arriva anche Lash. Arriverà? Sì, sembra che arrivi. Ma puoi dirlo forte, Samir? Mother father! Samira, wow! Penso di non aver mai visto la Samira di Spawn. Hanno sbagliato? Ragazzi, sì, guarda, io conosco di Spawn da 6 anni che ci gioco insieme a League of Legends, non l'ho mai visto piccare Samira. Forse potrebbero anche bannarlo qua. No, 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 no. Arriva la Syndra del Fazzone. No, no. Syndra contro Vladimir. Sangue dal naso per Sequoia. Uno dei pick più brutti mai fatti. Ragazzi, allora, incredibilmente, se Syndra preme R e Vladimir usa la pozza, il fight finisce. Spara l'alloccata senza la volontà di spawn, ci tengo a precisare. Okay. Karenis in chat. Ok, ok. Ma un game che ho perfettamente in mente di Syndra contro Vladimir era la Syndra di Jizuke, che non è riuscita a fare niente contro il Vladimir di Koji in LAN a Milano tanti anni fa, nel 2016. Perché purtroppo Vladimir è un enorme denial di Syndra. Sì, beh, diciamo sicuramente non puoi praticamente mai ultare finché c'è la pozza attiva. Mi sento male. Trash. Alle Redis con Trash? Che c'è? Che c'è? Seguo, perché ti indigni? Puoi giocare? No, 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 non mi indigno, mi sento solo male, ma non è che mi indigno. Posso star male? È mio diritto sentirmi male? Non ho mai visto Allegrandi su Trash, è un campione bello difficile, poi è molto il contrario dell'Enchant, io l'ho visto soprattutto performare su quella roba là. Con Samira serviva un engage, l'engage che serviva qui... Non ho idea di quale dovesse essere. Nautilus probabilmente. Ma diciamo che Nautilus è un pick che picca più frequentemente alle Rendis. Esatto. Magari anche Rel. Che è bannata anche lei. La questione è, quale engager vuoi giocare contro Morgana, Paolo? Questo è il punto principale. Nessuno. Difficile. Difficile, onestamente. Ma se non giochi un engager con Samira... stai perdendo una parte importante di Samira, certo. Samira, giusto? Quindi, quando vedo Morgana, per intuizione, non voglio Samira. Certo, vado a zerare al karma, certo.
Perché siamo in game. Attenzione. The game. Alle Randis. Jacopo. Il grab, bellissimo. Fa posto. Ci hanno provato qui. Occhio. Oh. Inizia così. Ma quanto cattivi. Ma devi rispettare. E il diablo ne sa. Di nuovo alle Randis col grab. Oh. Ma qua potrebbe addirittura perdere il trade perché... Sì. La missara restituisce un veemenze colpi a spawn. Questa è la vendetta di Vincenzo perché costa uno al Fanta. Tutto un... Attenzione, spara pausa, ciocchissimo, che trova il Fear, probabilmente ci salverà. Malatissimo spawn, È partito come una trottola. Magari è il POC la parte di fazzone. Non tanto danno. Vabbè, ma fa quello che deve. Ma tanto alla fine a Minutes va bene. Cioè a lui non gli importa di picchiarsi. Ma lui basta farmare, certo. Scala e poi quando arriva a chiudere un item e mezzo o due, ingaggia e lì la kill se la prende. Cioè a parità di kill, quindi magari sullo 0-0 vince sempre Minutes in quel caso. Però alla fine ne sa sta botman, eh. Non sarà di elo altissimo, però comunque in questi ultimi due game si sta facendo rispettare. Sono d'accordo. Cioè, o perlomeno durante la laning phase. Poi magari dopo succede un patatrack. Però, almeno un minimo il salvabile lo fanno. Attenzione mid lane. C'è chissimo con la ulti. Mi è trovato fuori posizione. Bella la ultima partita di sparavo. Vediamo se andrà giù. Va giù, ma trova una kill importante su Minus, che è il nostro carry principale, uno per uno, che penso sia un vantaggio per loro. Nel frattempo top lane, botte da Orbi fra i due, sembra che The Game ne esca sicuramente in vantaggio, con questo danno puro su questo povero Xante che... Vabbè, porta via. Arriva il grab di Allarendis, rompe il Black Shield, può follow appare. Guardate la W di Semina, non viene utilizzata. Se viene utilizzata forse troppo tardi. No, questa è una l'ha utilizzata troppo presto. Tragedia, una vera e propria tragedia, perché anche Karen utilizza il TP, viene follow appare. Attenzione, perché potrebbe trovarsi una kill. E su Greta, vediamo se riuscirà a tirare giù. Così sarà. È un 3-1, se non erro, per il team del fazzone, non il massimo, ma arriva, attenzione, Minus viene stoppato, bella la ulti però da parte di Sparapau, ma c'è The Game, attenzione che fa un sacco di danno. Minuto viene zonato, arriva il ghost da parte sua, ancora la ulti, la vuole utilizzare, si butta in mezzo a tutti. The Game adesso lui essere basso di vita, il fazzone è buono con la combo, vediamo se decide di ultare, così non sa farà, anche perché la ulti è in cooldown. Ma questa è una vittoria su tutto il fronte importante, sì. Vincenzo, penso sia l'unica lane... 20 gol, guarda Morgan, vedi. 40. arriva il grab. No! La vittoria morale. Ma vedi, l'ha utilizzato troppo presto. Non capisco perché utilizzi la W così 1v1, presto. 1v1, Fats, Sparapau, Fats con tutto il flash. Ma qua, 1x1. Xante contro Gwen, l'infinito 1v1. The Game è in vantaggio di 20 minions, ma non troppo. Occhio alla rete, si viene pesa dal binding, il grab va white e troveranno probabilmente una kill su di lei. Attenzione però, perché arriva spawn con il follow up, può essere buono, vediamo se troviamo una seconda kill. Spawn? Potrebbe essere la triple kill, la ultima è buona, è su, fazzone, e arriva la triple kill con l'ultimo. Mamma mia! Mamma mia, la vendetta. Di carry dalle mille sorprese. Ma la vendetta di Samira. Iniziato da una alla Randis fuori posizione, poi l'hai visto? Non è male, Mamma mia, adesso tutto al muro. Mi tremano le mani, mi brucio la testa, mi tremano le gambe. Ma perché avevano staccato la corrente, l'avevano spento la luce e non ha visto bene il muro. Per quello, palese. Sensazioni fisiche di rabbia, di dolore, 1000 gol di differenza. Qua c'è Vincenzo che si picchia contro Jacopo con la bua ultima. C'è anche lui, c'è anche Junk, vediamo se riusciamo a trovare la kill. Basta l'ultimo colpo, The Game è ancora in giro. La paura dare il flash da parte di Karenis, flash ulti ammutolito. Potevo ottenere 3 minuti prima, ma che ce ne frega a noi, non ci abbiamo il diesel, il grande parte alla Randis.
il mio primo pick del fantasy. Ai ai ai, perché potrebbe sapere anche Sparapau. Arriva il grab, buona partita alle Renis, il follow up, la parte di spawn. Vedremo se andranno anche per Greta Ray. Invece no, si accontenta della kill sul fazzone che non sta brillando questa partita. Un ma po' sporco. Ma quanto ne sa spawn? Spawn pian piano sarei... iniziando a tagliare teste qui, eh. Attenzione, Minus, in mezzo a 15 viene firato da Nocturne. C'è anche Gwen. Dove stai, Minus? Sei matto, Minus? Dove vai? La ultima partita di MF è buona, il grande partita alla Renis. C'è Spawn nei paraggi, vuole ancora le kill. Si butta in mezzo a Sparapau, ma c'è Karenis che può guadagnare tempo. Chi sta vincendo? Non si capisce. Spawn trova un'altra kill e nel frattempo è un ace. Mamma mia, Sparapau. Con Spawn che è diventato improvvisamente il carry, il protagonista di questa avventura. Chiedo subito, subito scusa a Spawn, subito lo chiedo. Perdono per aver discusso delle sue play iniziali. Attenzione, Minus. Attenzione, Minus. Non puoi chiedere al pattone. Guarda qua, parte subito. E quella camisola esplode come un palloncino del grab. Buona partita alla Renis, double kill. Un'altra doppia. Ha preso il via, è partito. Grazie, ormai non è finito. Ultima parte di Nocturne, sempre Minus che fa per educazione il... sì, è un signore, è un signore. Un signore. C'è chi siamo con la kill, 4-1-4 per lui. Adesso uno contro uno, recolla, così, davanti al nemico. In maniera anche un po' arrogante, se posso dirlo. Arriva un TP, è buono. Chi è a supportare? È proprio Gwen. La combo da parte di Spara è buona. Nel frattempo, leggendario spawn sul fazzone. Leggendario double kill. Una bella triple kill. Va con la ultimate. Dov'è? Troppo tardi. Too late. Apologize. Potrebbe essere un official pent. Potrebbe essere un official ricordino. Ha preso prima la double kill. Ritorniamo all'altra partita perché c'è ancora da vedere tanta roba. Qua il grab da parte della Renis non connette. Cara Renis sulla becca. Potrebbe trovare la seconda. Invece no. Trova l'1 per 1. Quanto ormai pieno caos. Vediamo la ulti da parte di Fazzone. Trova la kill, ma spara poi su di lui. Di nuovo Spawn si butta in mezzo. Potrebbe trovare la ulti. Mette così su Greta Ray. Dash adesso. Kamisara utilizza Akuma. C'è attenzione, Jacopo sul lato. 3 kill per 2 kill. Pushano a torre mid. Vediamo se riusciranno a prendere almeno questo. Sicuramente, forse altri 3. Vediamo se decidono di continuare. Spara poi dice sì. Continuiamo che la one shottiamo. Che abbiamo un sacco di DPS. Così faranno. C'è Kamisara che vuole difendere. Jacopo ancora in ritardo. Questa torre sicuramente cadrà. Forse più gridi di inibitori in questo caso saranno, si sapranno mettere a freno la loro avarizia, così sarà. Ed è per questo che è stato preso nei C2, ragazzi. Guardate che skill, guardate che huge bot gap. Così, è ingaggiato, impazzito. Sì, dritto, dritto. Oh, è funzionato, ah. Attenzione. Attenzione, Spawn, basso di vita, ma che gli è frega, Spawn! Ma che gli è frega! Mamma G2 mia. Spawn 15, ragazzi. 4, 3 alle Rendis 0, 1, 17 sul trash. Uno schema di calcio mai riuscito. Grab da parte alla Rendis, non connette nemmeno questo. Buono invece lo stanno da parte del Fazzone. Si butta in mezzo Sparapau. La ulti, vediamo il Fazzone se riuscirà a fare qualcosa. Ah, è ancora vivo. Niente da fare, non riesco. The game, spawn, un minuto. Vediamo se riuscirà a trovare una kill. Così non sarà. Sparapau sul Baron, andando a prendere un obiettivo non importante di più, e adesso metto una serie ipoteca su questa vittoria. The Game è riuscito a prendere comunque lo shutdown su Spawn, sono comunque 1000 gold che gli fanno comodo, non so se potrà aiutare a livello di game questo shutdown, perché lo vedo abbastanza unidirezionale in questo momento la partita. 15-5-3. Spawn, veramente, sì. Se avesse anche farmato i minion potrebbe tranquillamente essere un lack player a questo punto, diciamo le cose come stanno. Beh, 177 onesti. Brutto, dai. Brutto, ma non bruttissimo, ma, dai. Ma perché lui farma i champion, Paolo? Questa è una saggia critica che accetto assolutamente. CCC, Banning va. Arriva il flash alla Rendis. Flash fazzone anche. Fazzone flash subito dopo. Le maestrie mancano quasi di rispetto agli avversari. Consci della propria forza. Ma va Minutes. Vedi, è questo il problema di una ulti. Qua Sindra però, grazie a quelle palle, trova un triplo stun. Gwen con la Rat. La ultima parte di MF è buona, viene subito interrotta. Muore Greta Ray, muore Miss Fortune. Attenzione, lasci la penta. Mira, potrebbe arrivare la penta, che quello è un buon posizionamento per trovare la penta, che deve solamente fare una Q. Arriva la... Ma no! Si è fatto ingolosire. Ci ha abbandonato, intanto il tegame è scappato. Doveva fare la Q. Che scivolone Spawn! Il tegame è scappato. Il sogno!
il nostro sogno. Jewel Perry, questa partita, attenzione, perché c'è stato un momento dove Spawn ha fatto veramente 1v9. Ma lo sai che non l'avrei mai detto? Io dall'inizio del game pensavo che avrebbe vinto il team di Fats. Poi Spawn si è svegliato, ha preso quella triple e mid e sono successe magie. Spara Pao, Kamisara, addio della mid, eccoli qua, boys. Complimenti, siete passati, Che culo. Dimmi qualcosa, posso farti anche la Macarena se vuoi. Fammi vedere sto cigno. Fammi vedere sto cigno. Fammi ballare i pettorali. Chi entra al trapezio? Beccati sto cigno. Tu sei in piedi in questo comunque momento. Comunque ha dei sto seduto nel cigno. A Deidara invito di guardare quel Animates Free che gira attorno. Io non ho shoppato questo coso. Ti pare che paghi? Cioè, ti sei fatto carriata Spawn. Manco credo. Era Vladimir incazzato. Io da capitano mi hanno detto: devi piccare CC. In GC. Champions Select lui mi ha detto: cosa vuoi giocare? Ash come al solito, vero? Tutti sì, gioca Ash. Ma magari contro sta bot possiamo giocare anche Samira. Magari pigliamela dopo. Che se pigliano Malphite e 4 tank, cioè non gioco più. No. E alla fine ha fatto il doppio passo, ha messo Samira, si è preso gli insulti di tutti, a parte miei. Tu devi crederci al capitano. Devi credere nel cuore delle carte. E lui credeva in te più di quanto... E gli ultimi due pick volevano essere due cose senza CC. Io ho detto, no, adesso pigli pure i CC, se no mi fai giocare Samira come solo Q con il team di Enchanter che non mette i CC, se no cosa faccio? Dai, boys, buona serata, scappiamo. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.